Paolo. Sì. Allora andiamo tutti quanti a casa, il signor Renato Alberti. Andiamo. Benvenuti a casa per te. Grazie, grazie, questa è ospitalità tutta parte europea. Ecco, entriamo subito e troviamo una bicicletta. Ok, per andare in giro in questa casa ci vuole la bicicletta. E quanto è grande? Allora, queste sono le due novesche, tutte e due napoletane. Ecco, una bella casa veramente con i fiocchi. Questo è il primo piano della Bertè. Non so se la riconoscete. E qua forse è un po' più giovane, forse non ve la ricordate. Continuiamo a salire, saliamo in questo basso napoletano. Ma che ci fanno i ceri in casa Bertè con la fotografia della cresima? I ceri, la cresima, che cosa c'entra? Vediamo un po'. Ah sì, siamo entrati nell'oratorio, ecco, il flipper e il cacciopalilla. Nell'armadio di chi troviamo? Diego Armando Maradona. Andiamo a frugare in un altro armadio, troviamo. Che cos'è? Anche una maglia di calcio, ma non è di Maradona, questa è la maglia del mondiale. E di chi è questa maglia? La numero 17, questa è. È Gianluca Vialli, ritratto da lei stessa. Ma che fa la collezione di calciatori, e questo è anche l'allenatore, perché la parte dei giocatori li vuole in forma. E questo è il campo da gioco, il letto, che di sotto c'è il letto, c'è la radio, il telecomando, il telefono, perché la Bertè parla nel sonno. Entriamo nell'intimità della Bertè, frughiamo tra le sue mutande. Guardate che policromia, guardate quante mutande, guardate che bei colori. Guardate, guardate, frughiamo, guardate che meraviglia, guardate. E troviamo la sua preferita, tanto che se l'è messa che l'ha consumata. Entriamo nella stanza degli ospiti dove dormiva Renato Zero. Questo era il letto dove dormiva Renato Zero, una scarpa da tennis. Da qui il detto che dopo 3 giorni l'ospite puzza. Ma e i signori che erano qua? Dove sono? Sono andati via? No. Andata di lì. Ah, brave. Ma non ci hanno salutato? Non ci hanno mandato saluti, nessuno? Rivoluzionari. Ringraziamo Loredana Bertè per averci regalato questa scenetta degna del miglior scarpetta. Complimenti, veramente.